Perfetto. Lo faccio per monitoraggio personale perché ho avuto qualche crash del PC ultimamente e quindi sto cercando sempre di monitorare le temperature del computer. Ma forse durante una live di EveryEye non è il caso. Perché non ho grado? Ah, boh. Ok, abbiamo già un Ranked. Abbiamo un Ryu con i cuoricini. Sì, sono di nuovo in piazzamento. Beh, dai, meglio così. Ah, perché ho preso Ken? Perché sono stupido. Vabbè, vi faccio vedere il mio Ken da 2 soldi. Mi dimenticavo che il rank è specifico per personaggio. Il mio Ken è veramente da 2 soldi, eh. Adesso proviamo a risolvere il discorso dell'audio. Io con i personaggi alla Ryu e Ken faccio veramente cagare, ragazzi. L'audio lo sistemiamo subito dopo questa partita. Anche perché devo cambiare personaggio, quindi. Shoryu Repa! Hadouken! Questo sa pure correggere i crosscut, mi fa piacere. Allora, audio in uscita, vediamo un po'. Si sente? Si sente tutto adesso? Perfetto, benissimo. Con una sola combo, tra l'altro. Buonasera. Buonasera, che bello essere in vostra compagnia qui. Sono le mie live preferite queste, c'è poco da fare. Il mio cuore è sempre sui picchiaduro. Bravo, questo mi è piaciuto. Bella, oh. Sì, ma io Ken lo sto usando perché l'ho preso per sbaglio, ragazzi. Il mio Ken fa veramente schifo ai cani. Anche ai gatti. No, la leccata non mi è riuscita.
No, ai cani, diciamo ai cani perché siamo in fascia protetta. Peccato, peccato, peccato. No, fa schifo il mio Ken, ragazzi, non fateci caso. Però siccome ho dei fondamentali abbastanza datati e quindi abbastanza forti, sto giocando di fondamentali e questo vi fa capire dove si può arrivare con i fondamentali. Sto giocando solo di fondamentali. Perché la gente dice, ma nei picchiaduro servono le combo, serve studiare tante ore. Io Ken non l'ho mai usato, sto facendo Hadouken. Shoryuken è una combo super basica. Bella. E vai, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sì, dopo cambio su Luke, ma non era intenzionale questo pick di Ken, sinceramente. Anche se Ken è un gran bel personaggio, come tutti gli altri personaggi del gioco. Ok, passiamo a Luke. Allora, facciamo così. Volete vedere Luke o volete vedere il mio Ken imbarazzante? Per farvi due risate. Ah, possiamo mettere i commenti. Per scontri da cabinato, questo è per i miei spettatori. E prendiamo Luca allora. Facciamo un po' di Luca. Tra l'altro io volevo andare a vedere nei settaggi grafici una roba. Perché c'è l'aberrazione cromatica. Che mi dà fastidio, francamente. Però mi sa che non c'è. C'è l'occlusione ambientale, motion blur, bloom. Non c'è l'aberrazione. Io, allora, c'è una cosa che mi infastidisce di sto gioco. E cioè questo effetto tipo polvere sui personaggi. E lo vorrei togliere, però non so come si chiama. Sto giocando con questo. Il mio arcade stick personale. A forma di pianoforte. Ciao Nez. Perché è tutto bloccato? Ah, ecco. Con Luke devi essere super chiuso, Simo. Oh, il Daddario. Questo è un mio vecchio amico di tanti, tanti anni fa.
Avanti HP è un buon approccio con Luke. Oddio santo. E vai. Sto imparando a reagire anche ai Drive Impact. E sono difficili i Knuckle perfetti, ragazzi. Come vedete, io stesso non sono perfetto. Sono la cosa più difficile del gioco al momento a livello di esecuzione. Bella. Ciao Paglio. Sì, facciamolo, dai, facciamolo. Io sono su Europa 7. Bisogna essere molto passivi su sto gioco, specialmente col personaggio che sto usando. Anche perché lui ha tutti i mezzi. Allora, lui si muove lentamente, con le gambe, diciamo, però ha delle norme che lo spostano in avanti. Quindi bisogna essere delle torri, fondamentalmente, con questo personaggio. Ah, ok, ecco. Abbiamo un'avversaria. È una rete regionale, sì. Vabbè, su Dragon Ball Fighters faceva ancora più ridere perché c'era tipo Italia 1. Ok, eccola la stronzona, Kimberly. Personaggio che mi sta facendo dannare, devo dire. Sta facendo veramente dannare sto personaggio. Vediamo un po' come va. Ok, ho il controllo adesso.
Che pugnone gli ha tirato lì. Un open beta sicuramente l'avremo, secondo me in marzo. Sto giocando a 60 fps. Non si può al momento giocare fps più alti. Forse nella versione finale si potrà, ma comunque non ho un monitor che lo supporta. Monitor di cui mi doterò quanto prima. Perché dà troppo vantaggio competitivo. Angolo. Ecco, non ci voleva sta cosa. Qui ha sbagliato perché doveva rovesciarmi, doveva mettermi all'angolo. E vai, senza neanche sprecare barre. Devo stare attento quando arriva sta roba. Giusto, mi fa il livello 3 così si potenzia per tutta la durata del match. Ok, ci sta. Ho messo malissimo. Qua non puoi fare niente, devi subire per forza. Critical? Sì, è critical. Un po' di problemi in finalizzazione, Paglio, eh. Potevi chiuderla più di una volta, sta partita. Ok. No. Questo no. Troppo forte quello standing MK, mamma mia, è fortissimo. Bravo. Però burnout. Dipende da come la sfrutta questa. La sfrutta bene. Non si setup il drive impact, lo tiri e speri che vada, cercando di essere il meno banale possibile. E dai. Ok, un altro livello 3. L'ho vista infinite volte sta livello 3 su Street Fighter 6. Che danno. Ho fatto il DP, non mi ha preso il DP! Perché non mi prendi DP su rialzo sto gioco? Devo fare double tap forse, boh. Fatto il drive impact.
Ok, adesso cambieremo stile di gioco. Giocheremo più di pugnetti. No. Luke fa male quando entri. Purtroppo sto sbagliando un sacco di anti-air. Perché il mental stack con Kimberly è tanto, ragazzi. L'ho parata questa. Ok. Questa non l'avevo mai vista, quindi ci sta a essere colpiti. Ok, buono. Non avevo più bar. Non avevo più bar lì. No, non credo ci sia di meglio. Basta. A una certa basta. Bisogna stare molto attenti quando ho tutte le barre e la livello 3. Perché un calcio medio significa morte, fondamentalmente. Vabbè. Vabbè, lì si poteva fare poco. Ho avuto fortuna.
Dai, ma che cazzo? Ma perché? Mai una gioia, mai una gioia. Wow, ok. Rising uppercut. Forse un po' troppe scivolate. Io poi ti punisco pesante. Torna all'angolo. Ricominciamo il loop. Puoi farmi una domanda se non è troppo complessa? Brava! Mi sbaglio sempre di DP, eh. Mi sbaglio sempre di DP, è incredibile. Non li devo fare, non li devo proprio fare. Me li devo dimenticare completamente. Adesso cerchiamo di fare una punizione specifica. È odioso con l'MK. Va bene. Bella questa. Questa fa male, male, male. Attenzione. Lo sapevo. Vabbè, ci sta. Un po' troppe camminate, un po' troppe passeggiate all'indietro, Paglio. Quando ho capito che ti pescavo dal basso, era diventato un po' prevedibile verso la fine, ecco. Tutto qua. Per il resto, buona, buona. Allora, sono abituato a Tekken, quindi io lì so quali sono i miei starter, filler ender. Su Street non riesco a capire la struttura delle combo. Normal, mossa X che lancia teoricamente. E altra special. Sì, Gico, vieni, vieni. Sempre Europa 7. Dicevo, genericamente ci sono delle mosse che lanciano. Se ci sono, devi fare la normal, la mossa che lancia. E devi chiudere con un'altra special. Altrimenti, normal special basta. Normal special, per esempio. Pugno medio, Tatsumaki. Eh sì, ho capito, Paglio, però in Street Fighter 6 è un grosso rischio. Nel 5 io ti posso pure capire, ma nel 6 no, perché nel 6 dal poke basso ti fanno male male, capito? Non è come il 5. Nel 5 alcuni personaggi ti fanno male, nel 6 tutti ti fanno male. Questo è il discorso. Allunghi un botto le combo perché fai il drive rush.
che le tiete le allunga. Ok, personaggio che non ho mai affrontato. Pensavo andasse oltre. No, è scopertissimo quello. Lo so perché lo era in Street Fighter 4. No, ne è scoperta. Ma anch'io perché ho dovuto lavorare. Ui, non mi aspettavo di prendersi da quella distanza. Bella. No, non posso minimamente competere, Paglio.
No, c'è proprio un abisso tra me e quelli che hanno craccato il gioco, mi dispiace. Vi fate illusioni che non esistono. Ah! Peccato. Adesso sono cavoli miei. Non fate quello che ho appena fatto io, ragazzi, è brutto. Vorrei stare un po' con i miei amici della community barese stasera. Non per altro. Io potrei fare molto di più per punire. Una cosa che devo assolutamente imparare sono i crosscut qui. Cioè gli shoryuken girati per quando la gente salta fuori dall'angolo. Ecco, quello, esattamente quello. Addirittura livello 3, potevi risparmiartelo. Chi ha craccato la beta per quanto tempo dalla release del gioco avrà un netto vantaggio, ma ci mancherebbe altro, raga, un mese in un picchiaduro è tanto, immaginate 6. Morto. C'è una Kimberly che si è ottimizzata tutti i setup nel corso dei mesi, è imbattibile al momento. Che c'è un gap di conoscenza allucinante. Qual è il problema di Giuri? Troppo. E beh.
Bravo. Devo scimmiare. Finisce sempre male quando scimmio. Come no audio? C'è l'audio, regà. Che dicete? Che dicete? LOL. Forse l'ha provata a fare più volte in realtà. Ok, alziamolo. Dovrebbe andare meglio. Match dei piedini, esatto, sì. Fatto... vabbè, per niente. Oh, se volete giocare, diamo il cambio a Gico, eh.
Yes, qui sarei morto. Non fosse entrato quell'MK, sarei morto assolutamente, ragazzi. Ah! Ok, perfetto. Non si può scappare da quella roba. Secondo me è un po' troppo esagerato il burnout all'angolo. Lì non poteva fare assolutamente nulla. No, il commento attivato, raga, è la prima cosa che ho tolto io. Io ho bisogno del silenzio assoluto quando sto giocando. Bravo, mamma mia, questa era difficilissima da reagire. Io uso l'arcade stick su tutti gli Street Fighter perché è una cosa che mi riporta agli anni 90. Non è assolutamente obbligatorio, però mi piace tanto. Qual è il modo corretto di gestire i rialzi? Parare! Dovete parare! Tenere la leva indietro! È la cosa più importante da imparare sui piccoli. Non parare magari vi aiuta, vi dà l'illusione di essere bravi, ma dovete imparare a parare, imparare la frendata, sapere quando dovete premere il tasto e per il resto parare. Non c'è niente di umiliante nello stare in difesa, anche 30 secondi. Dragon Ball FighterZ insegna. Questo prima di ogni tecnicismo. Piuttosto morite in parata.
Vabbè, quello è il throw loop. Cioè, Luke c'è il throw loop. Non so se gli altri personaggi ce l'hanno, però lui ce l'ha. L'hanno. Ale. Mamma mia, che rischio che ha corso lì. Dovevo aspettare un altro po', dovevo avere un altro po' di pazienza. Non bisogna avere fretta quando l'avversario è in burnout, perché molti vanno tipo in sete di sangue. Ok, con calma. Vabbè, ciao. Ok. Questo è easy da battere. Non bisogna abusare di questa roba. Certo. Ma quindi in vantaggio, ha una normal in vantaggio lei. Interessante sta cosa. Beh, salto fuori dall'angolo ormai è una classica in Street Fighter 6. Bisogna imparare a gestirlo.
Certo, sapevo che arrivava prima o poi. Speravo arrivasse quando paravo, invece, come al solito. Non penso. Il Beitone. Il Beitone. Gigo pensava di potermelo mettere sempre, invece no. C'è la sorpresa. C'è la sorpresa. No, era una bolla ex, è uscito il DPX. Aiuto. Aiuto. Porca miseriaccia. Va bene, grazie Gico per le partite. Mamma mia, mi stavo giocando tutto con quella roba. Oh, c'è Spaligno. C'è Spaligno, magari riusciamo a giocare con Spaligno. Qua si ricrea la lore. Qui c'è anche Chiaretta, vedete. Un saluto a Chiaretta. Andiamo a stanare Spaligno. Anzi, si può fare così. Elenco giocatori. Dov'è Spaligno? Eccolo. Eccolo lì, eh. È libero, è libero, è libero. Ok, ragazzi. La lore. La lore. Ovviamente usa Ken. chi guarda il mio stream sa. Chi guarda il mio stream sa. Vediamo come se la cava Spaligno. Bella, beh. Attenzione però. No, no. Porco Giuda. Okay.
è certo. Yes. Strano che non ha fatto anti-early, eh. Bravo. Non era voluto quel DP. Era un semplice jab. Ciao Alka! What? No, salto salto. Mi sa che mi ha fregato pure in un torneo così una volta. Vabbè, ha sbagliato. Ciao Sirius!
sbagliato. Ma mi dà sempre questo errore di input, mannaggia. Sì, si vede che Spaligno non ha giocato la beta craccata comunque. Duke. Buono. È molto più rilassante giocare anche con Spaligno qui. Mi sembra super giusto. Basta. Come faremo, ragazzi, a ritornare alla vita di tutti i giorni? Dopo Street. Dopo Street 6. È una closed. Mamma mia che... Però il talento si vede, eh. Mi fa certi whiff punish che fanno paura. Deve prendere confidenza ancora. Dipende, Simo, dipende dalla mossa. Devo stare attento ai sandblast, le devo tirare molto raramente.
Sbaglio ancora le combo ogni tanto. Che schifo. Mi sa che mi ammazza, ma no, forse no, perché è iniziato dai pugnetti. Quando inizia dai pugnetti la combo scala tantissimo. Infatti. Yes! LOL, non lo sapeva! Vedete che non ha confidenza col gioco. Pure io ci sono cascato il day one, ve la ricordate sta cosa? L'ultimo è più lungo. Vabbè, pure io me la sono presa. Inutile che ridiamo qua. Ah, manco in counter il combo, cioè non comba proprio in nulla quella roba. Sì, ce l'ha la corsa. Bravo. Sul gioco di Bolli ovviamente è più pronto lui. Mi ho caricato Grancio Screen anche su blocco. No, ovviamente no. Ma perché sei uscito a 8? Ma che roba è FT8? Ma arriva a 10 almeno. FT8, vabbè, raga, FT8. Al meglio delle 8. Il numero più strano della storia. Bene, sono contento che per tre quarti di live siamo riusciti a fare set. È stato più divertente. Vai da Chiaretta. Dove sta Chiaretta? Dacci Chiaretta, va bene. Spalligno FT8. Ma non c'è, ragazzi. Ah, eccolo. Guardala, tutta sola. Chiara? Chiara? Beh sì. Crollo emotivo. Questo è da screenshot, eh. Questo è da screenshot.
Questa screenshotatela, ragazzi. È fantastica. No, non mi rovinare la scena! E vabbè, non c'è, raga. Guardate gli... No, questo è bellissimo, ragazzi. Ma sembra Lenny dei Motorhead. Lei dopo un fallout nucleare, sì. Che tristezza. Io più mi diverto, più sono triste perché domani sarà tutto finito questo. Che tristezza. Cioè, Spaligno è uscito dalla partita e però sta qua da solo. Vabbè, se preferisce stare... Questo me la leggo al dito. Preferisce stare da solo che giocare con me. Pensavo meglio comunque Spaligno su 6, eh. Comunque, questa è tutta gente, pure Gico, che non ha giocato la beta craccata. E si vede, cioè siamo alla pari come livello. Però se dovessi beccare uno che ha craccato la beta, ve ne accorgete immediatamente. Ma proprio tipo subito, perché mi spana. Faccio veramente fatica a stargli dietro. Comunque, per chi non ha visto le feature di questo gioco, oggi è il turno del 2 Turbo. Per chi non lo sapesse, c'è la possibilità di giocare i cabinati vecchi. So che farà la vostra gioia questa cosa. Vi faccio vedere. Cioè, immaginate, ragazzi, avere la possibilità di giocare i capolavori del passato all'interno di Street Fighter. L'interno dell'ultimo Street Fighter. Quanto è figa sta cosa. Cioè, io probabilmente non la userò mai questa funzione. Però il fatto stesso che c'è è una cosa troppo bella. Eh no, il PvP non c'è, però secondo me lo metteranno. Cioè, anche per vedere cos'era qualche anno fa Street Fighter. Perché magari ci sono... Non è detto che sia soltanto per i boomer come me. Magari ci sono persone, ci sono ragazzini che iniziano con il 6 e non conoscono le origini del gioco. Tra l'altro il gioco con la CPU più infame che esista, sto gioco. Tra l'altro la qualità della ROM è eccellente, inoltre. Cioè, ha questo effetto retro che però è gradevolissimo. Cioè, io ho perso dalla CPU al primo livello. Gioco picchiaduro da 15 anni. Pensate quanto è infame la CPU su sto gioco. Questo vi fa capire quanto è infame.
È bellissima sta cosa. Diciamo, oh, c'è Claudio qua. Diciamo che l'unica pecca è appunto il fatto che non si possa giocare in versus. Però secondo me l'aggiungono questa cosa. Sì, è più infame degli Alpha sicuramente. Se gioca Gagapa non mi dispiace. Io teoricamente starei aspettando per le classificate, ma secondo me non le trovo. Comunque sta cosa mi sta un po' spaventando, ragazzi, il fatto che non mi trovi le classificate in beta. Immaginate se funziona tutto, ma il matchmaking è tipo alla KOF, che non trova le partite. Immaginate che disastro. Ah, brutale ita, vedete, ogni tanto si vedono sui mega schermi giocatori che ho perso di vista per secoli. Brutale, no, lo leggevo dal 2016 almeno, 2015. E si rincontrano anche vecchie conoscenze in saletta. Anche perché per dire Spaligno non ce l'ho mica tra gli amici. L'ho trovato in saletta, l'ho sfidato. Queste sono cose che con un gioco a menu non possono succedere. Cioè, se avessimo i menu come i vecchi Street Fighter, questi ritrovi alla carramba che sorpresa non potrebbero avvenire. No, è più che altro che sono parecchio alto in classifica, e quello è il problema. Se vedete, sono 53esimo al mondo. Quindi questo vi fa capire, e comunque non posso beccare gli americani. Quindi dovete pensare che il pool di giocatori che posso affrontare è bassissimo. Che facciamo quest'ultimo quarto d'ora? Luderlappen. Vabbè, ci becchiamo. Cerchiamo di beccare qualcuno che vuole giocare. Magari cazzeggiamo con un altro personaggio. Ciao Smiben. Prendiamo il mio Ken orribile, dai. Il mio Ken inguardabile. Vediamo se mi trova le partite. Forse visto che sono più basso, me le trova. Vediamo se è vera questa cosa. Se è vero il discorso del rank troppo alto. Facciamo questo check. E infatti, vedete che la trova la partita. È un problema di rank troppo alto. Ogni PG ha il suo rank, sì.
Come lo valuti Ken per un principiante? Insomma, meglio Ryu, secondo me. Ken non è immediatissimo. Oh, ce l'ho fatta, ho battuto un diamond col mio Ken inguardabile. Scusami per tutti i problemi a Nashol. Mi farò perdonare. Quindi è legato. Forse Nashol è dove è stato. C'è stato l'attentato in cui è morto il padre di Luke. Quindi questo conferma una teoria che avevo un po' di tempo fa sulla lore di Street Fighter 6. Bravo, mamma mia che reazione. E vai. Questo Ken tutto a muzzo mi sta vincendo delle partite, non ci posso credere. Vedete, l'importante non è tanto quanti setup conoscete, ma come usate quei pochi che avete. Ah, c'è LGN, dai, mi sfido LGN, però prendo Luke e la chiudiamo così, che voleva giocare lui. Sperando non sia FK. Ok, c'è. Ok, dai, un paio di partite. Possiamo anche chiudere alle 8 e 5, tipo, perché comunque siamo partiti più tardi oggi, perché la live precedente è finita più tardi.
Bim, boom, bam, 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 bam. Ok. C'è la demo su PS5, è una beta che finisce stasera, ma dovevi richiederla prima. Tra l'altro sono stati molto generosi con i codici stavolta. Quindi se l'avessi chiesta probabilmente te l'avrebbero data. Lo rifight in Commander? Sì. Allora, purtroppo non siamo riusciti a recensirlo su Every Eye, ma abbiamo chiesto a Ori di farcelo recensire, perché alla fine altre testate lo hanno recensito, però Ori non ci ha cagati. Mi sarebbe piaciuto recensirvelo quello stick, perché so che molti di voi sono interessati, essendo probabilmente l'unico stick al momento in commercio nativo PS5. Però purtroppo non posso darti un'informazione utile su questo stick. I pezzi teoricamente sono buoni e quindi te lo consiglio abbastanza, però mi sarebbe piaciuto provarlo. Purtroppo non mi è stato possibile. Secondo me sì, Shaska. Secondo me sarà sicuramente il miglior Street Fighter degli ultimi 15 anni. Sono quasi sicuro di questo. Dovrebbero fare delle grandi porcate per cannarlo sto gioco. Questa partita smetto di giocare, raga. Con tutto il fatto che vorrei giocare, però ho bisogno di un attimino di respiro. Purtroppo sono umano. I'm only human after all. Vorrei avere stamina infinita, ma purtroppo non ce l'ho. Comunque, non lo dico qui su Every Eye per correttezza professionale, però vi consiglio di guardare i miei social, Facebook, Twitter, Instagram, perché c'è un'offerta importante per Street Fighter 6, per il pre-order di Street Fighter 6. Quindi andateci se siete interessati a comprarlo.
Non fai più live di Fighters? Fighters purtroppo ha il problema del netcode. Ma ti posso già dire che dopo marzo 2023 potrebbe uscire un aggiornamento che migliora notevolmente l'online di quel titolo. E io potrei riportarlo, anzi sicuramente lo riporterò in quell'occasione. Che pad uso? Io uso l'arcade stick. Sono sul PC, sì. Bene, ottimo. Penso che mi... Sì, mi butta giù. Bene. Signori, la dobbiamo chiudere qui. Però sono state 2 ore che sono letteralmente volate. È assurdo quanto passi in fretta il tempo con questo gioco. Sono passati 3 giorni e manco me ne sono accorto. Signori, per quanto riguarda il Twitch, il lato Twitch delle cose, finisce qui la mia esperienza con questa beta di Street Fighter 6. È stata una live fantastica, a me è piaciuta veramente tanto, mi sono divertito un mondo con voi. Grazie anche per l'interazione, per i set, ringrazio tutti quelli che sono venuti a giocare con me. E probabilmente giocherò un altro po' prima di domani, ma poco, sinceramente. E so già che sarò triste nei prossimi giorni, quindi spero che abbiate apprezzato il coverage sia sul mio canale che qui su EveryEye e spero di poter tornare a parlare presto di questo capolavoro annunciato. Buona serata a tutti.